Interesante. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Hare Hare, cantiamo. Jai Radha Madhava. Jai Radha Madhava Punjabi Hari, Jai Radha Madhava Punjabi Hari, Jai Gopi Channa Vallabha Giridhara Dhari, Jai Gopi Channa Vallabha Giridhara Dhari, Jai Gopi Channa Vallabha Giridhara Dhari, Yashoda Nandana Braja Janaranjana, Yashoda Nandana Braja Janaranjana, Yashoda Nandana Braja Janaranjana, Yashoda Nandana Braja Janaranjana, Yamuna Tiravana Chari, Yamuna Tindavana Chari, Yamuna Tindavana Chari, Jai Radha Madhava Kunjabi Hari, Jai Radha Madhava Kunjabi Hari, Jai Radha Madhava Kunjabi Hari, Kunjabi Hari. Om Jnanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Sono nato nelle più profonde tenebre dell'ignoranza, ma il mio maestro spirituale mi ha aperto gli occhi con la torcia della conoscenza trascendentale e offro a lui i miei più rispettosi ed umili omaggi. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Guravani Pacharile Nirvishesha Shunyavadi Prasatya Deshatarine Jayushi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna, devoti. Buongiorno, Hare Krishna Bhattaluci. Che simpatico quel tributo musicale. Grazie, molto, molto simpatico, molto simpatico, dolce, affettuoso, bello.
Bello. Siete proprio due professionisti, eh? Tu e Marisa. Bene, Hare Krishna. Non riascoltavo quella canzone da secoli. Ok. Hare Krishna, Bhakti Monica, Bhakti Luigi, Bhakti Piero, Bhakti in Vittoria, Bhakti in Viviana su Zoom e Bhakti in Laura. Hare Krishna. Scusate il quarto d'ora accademico devozionale, ma ieri insomma, si è fatto parecchio tardi. Bhakti in Caterina, Hare Krishna, Bhakti in Claudia Maria Teresa, Radha Charan Devi, Abai Devi, Abaya Devi, Bhakti in Palmira, Bhakti Emanuele, poverini, Palmira e Bhakti Emanuele ieri hanno trovato una sorpresa, hanno rotto il vetro della loro macchina parcheggiata lungo il muro torto e hanno subito questo torto. Lungo il muro torto, che gli hanno rubato, insomma, c'era dell'olio che peraltro era destinato a dei devoti in India e anche a Sua Santità Jaya Pataka Swami, una di quelle latine era per Sua Santità Jaya Pataka Swami, e un'altra per un'altra devota che cucina regolarmente per discepoli di Srila Prabhupada lì a Vrindavana, cucina benissimo, e i devoti sono così contenti. E poi gli hanno rubato uno zaino con dentro il Bhagavatam, il canto del Bhagavatam che stava leggendo, la Chaitanya Charitamrita che gli dava tanto. Che si può fare? Hare Krishna, questo è un mondo di ladri. Canzone di sempre reminiscenze di Piano Bar sono queste, eh? Così, mi vengono così. Va bene, Bhakta Alessandra, Hare Krishna. Hare Krishna. Beh, leggiamo, vai. Già, uff, qua è tardissimo. Ok. Leggiamo dallo Srimad Bhagavatam, canto sesto intitolato I doveri assegnati all'umanità, capitolo 18 intitolato Diti fa il voto di uccidere Indra, Hare Krishna Bhakti Nanna, versi da 53 alla 70 e qualcosa. Saltato il. Vabbè. Ok, 53, leggiamo insieme. Striyo viravatis charchet Sragganda bali mandanai Sraganda bali mandanai Patim charcho patishtetam Patim charcho patishteta Dhyayet go koshta gatam chatam Dhyayet koshtya datam chamtam Striyo viravatis charchet Striyo viravatis charchet Sragganda bali mandanai Sraganda bali mandanai Patim charcho patishteta Patim charcho patishtyatam Dhyayet koshta gatam chatam Dhyayet koshtya datam chatam Striyo viravatis charchet Striyo viravatis charchet Sragganda bali mandanai Sraganda bali mandanai Patim charcho patishtetam Patim charcho patishtyatam Dhyayet koshta gatam chatam Dhyayet koshta gatam chatam Hare Krishna Michelle. Ok, parole per parole. Sì. Sriya, Sriya donne, donne Vitravati, Viravatri, Viravati, Viravati che hanno mariti e figli. che hanno marito e figli Cha Cha e e Archet Arcet dovrebbe adorare dovrebbe adorare Srak Srak con ghirlande, con ghirlande Gandha Gandha legno di sandalo, legno di sandalo Bali Bali offerte, offerte Mandanai e Mandanai con e ornamenti, con ornamenti Patim Patim il marito, il marito Cha Cha e e Archa Arcia adorando. adorando Upatishteta, si Upatishteta devono offrire preghiere. si devono offrire preghiere Dhyayet, Dhyayet si deve si meditare. deve meditare Koshtagatam, Koshtagatam situato nel grembo. situato nel grembo Cha, Cha anche, anche tam, Tam su di lui. su di lui Traduzione e breve spiegazione di Srila Prabhupada. Con ghirlande di fiori, polpa di sandalo, ornamenti e altri oggetti, Hare Krishna Bhakti Valentina, la donna che osserva questo voto deve venerare tutte le donne i cui figli e il cui marito sono in vita. La donna incinta deve adorare il marito e offrirgli preghiere.
deve meditare su di lui pensando che egli si trovi nel suo grembo. Spiegazione. Il figlio che si sviluppa nell'utero è una parte del corpo del marito, perciò si può dire che il marito, attraverso il suo rappresentante, rimanga indirettamente presente nell'utero della moglie incinta. Verso 54. Se tu compi questa cerimonia detta Pumsavana, aderendo fedelmente al voto per almeno un anno, partorirai un figlio destinato ad uccidere Indra. Ma se commetterai anche il minimo errore nell'adempimento di questo voto, il figlio sarà un amico di Indra. Verso 55. Ore Parikshit. La moglie di Kashyapa, Diti, accettò di sottoporsi al procedimento purificatorio noto come Pumsavana e disse sì. Sorry. Chiudiamo qui. Sì, seguirò alla lettera le tue istruzioni. Con grande gioia restò incinta, avendo ricevuto il seme di Kashyapa, e cominciò ad adempiere fedelmente il voto. Verso 56. Ore, cioè ore Parikshit, che manifesti a ognuno il tuo rispetto. Indra comprese l'intenzione di Diti ed escogitò un piano destinato a risolversi a suo vantaggio. Seguendo la logica che l'istinto di conservazione è la... Hare Krishna Bhakti Loridana. Allora, seguendo la logica che l'istinto di conservazione è la prima legge della natura, desiderava che Diti infrangesse la sua promessa. Allora si impegnò quindi al servizio di Diti, sua zia, che viveva in un ashram. Indra serviva giornalmente sua zia, portando dalla foresta fiori, frutti, radici e legna per i sacrifici. Portava anche erba kusha, foglie, germogli, terra e acqua, esattamente al momento opportuno. Hare Krishna Maria Pia. Ore Parikshit, verso 58. Come un cacciatore di cervi si copre con una pelle di cervo per rendersi simile all'animale e si guadagna la sua fiducia dandogli ciò che desidera, così Indra, benché nel suo intimo fosse nemico del figlio di Diti, si mostrò esteriormente amico e servì fedelmente sua zia. L'intenzione di Indra era quella di sventare il piano di Diti non appena avesse individuato in lei qualche mancanza nel modo di adempiere il voto della cerimonia rituale, perché il marito gli ha detto: se fallisci anche di un centimetro, Diventa diventa amico. amico. Tuo figlio diventerà amico di Indra, non nemico, non lo ucciderà. Invece Diti ancora ardeva dal desiderio di vedere suo figlio giustiziare l'uccisore dei suoi precedenti figli. Tuttavia la serviva con molto zelo perché non voleva essere smascherato. Verso 50. Vabbè. O maestro del mondo intero, poiché Indra non poteva trovare alcun errore, pensò: come potrà esserci buona fortuna per me? Così fu preso da una profonda angoscia. Essendo diventata debole, verso 60, e magra per le pratiche inerenti al voto che seguiva scrupolosamente, Diti, per sfortuna, una volta trascurò di lavarsi la bocca, le mani e i piedi dopo aver mangiato, era stanca e provata, e andò a riposare all'ora del crepuscolo, quindi doppia infrazione. Se ci ricordiamo, no? Hare Krishna Bhakti Nanna, Bhakti Loridana. Verso 61. Approfittando di questo errore, c'è Indra, troppo forte. Dotato di tutti i poteri mistici, le yoga siddhi come anima e laghima, penetrò nell'utero mentre ella era profondamente addormentata. Spiegazione. Uno yogi che ha raggiunto il successo è esperto nelle otto forme di perfezione. Mediante una di queste perfezioni, detta anima siddhi, anima, sanscrito è anima, egli può diventare più piccolo di un atomo e in questa forma può penetrare in ogni luogo. Comunque c'era un mistico, un santone, uno yogi mistico, ai tempi di Bhaktivinoda Thakur, se non sbaglio, lo imprigionavano e poi... No, aspetta, lo raccontava Srila Prabhupada. Sì, lo raccontava Srila Prabhupada. C'era un mistico che... Ah sì, perché lui praticamente il suo voto era quello di rimanere nudo. Nudo in mezzo alle strade, no? Era un voto, aveva fatto un rito.
E ovviamente la polizia, per, come si dice, per atti osceni, tipo in luogo pubblico, lo imprigionavano. Ma lui aveva questo potere mistico, l'anima Siddhi. E lui usciva tranquillamente di prigione, lo ritrovavano in mezzo alla strada nudo a fare i suoi mudra, le sue asana e il suo pranayama. Comunque, sì, non raccontaci la preoccupata. Comunque, mediante una di queste perfezioni detta anima Siddhi, egli può diventare più piccolo di un atomo. In questa forma può penetrare in ogni luogo o uscire da ogni luogo. Con questo potere Indra entrò nell'utero di Diti, mentre lei era incinta. Verso 62. Dopo essere entrato nell'utero di Diti, Indra, con l'aiuto della sua folgore, tagliò in sette parti l'embrione che aveva la brillantezza dell'oro. Dopo che l'ebbe diviso in sette pezzi, sette differenti esseri viventi cominciarono a piangere. E Indra disse loro: "Non piangete", e tagliò di nuovo ogni pezzo in altri sette pezzi. 49. 7 per 7. Spiegazione. Srila Vishvanacharavartita spiega che Indra, col suo potere yoga, diede sette forme distinte all'unico Marut allora esistente. Poi, tagliando in sette ognuna delle sette parti del corpo originale, creò 49 Marut. Eh sì. Quando ogni corpo fu tagliato in sette, altri esseri viventi entrarono nei nuovi corpi, proprio come i rami di una stessa pianta diventano autonomi quando vengono tagliati e ripiantati nel terreno. La talea. In origine c'era solo un corpo, ma dopo che Indra lo ebbe diviso in numerose parti, altre anime entrarono in questi nuovi corpi. Verso 63. Ore. Nella loro disperazione, essi si rivolsero a Indra a mani giunte, tutti e 49, dicendo: "Caro Indra, noi siamo i Marut, tuoi fratelli, perché stai cercando di ucciderci?" Hare Krishna Bhakti Maddalena. Verso 64. Quando Indra si accorse che in realtà essi erano suoi devoti, disse loro: "Se voi siete miei fratelli, non avete allora più niente da temere da me." Verso 65. Shukadeva Goswami disse: "Caro Re Parikshit, tu sei stato bruciato dal marmasa di Ashwatthama, ma quando Krishna entrò nell'utero di tua madre, tu fosti salvato. Similmente, benché l'embrione fosse stato diviso in 49 pezzi dalla folgore di Indra, essi furono tutti salvi per la misericordia di Dio, la persona suprema." Speriamo che questo grappolo di versi non cada tra le mani di qualche scienziato pazzo. Cioè, ah, allora vediamo, si può fare la vivisezione all'interno dell'utero, vediamo che succede, fare stragi. Va bene, verso 66-60, perché non hanno i poteri mistici di Indra. Versi 66-67, se si adora anche una sola volta a Dio, la persona suprema, è originale, si riceve il beneficio di essere elevati al mondo spirituale e di acquisire il medesimo aspetto fisico di Sri Vishnu. Si chiama Sarupya Mukti, Mukti liberazione, Sarupya, Sa da Sama, Rupya da forma, significa forma, la liberazione che consiste nell'avere la stessa forma del Signore Vishnu, quattro braccia, come nei pianeti Vaikuntha. Diti aveva adorato Vishnu per almeno un anno, osservando il suo grande voto. Grazie alla forza che ella aveva dimostrato nella sua vita spirituale, erano nati 49 Marut. Cosa c'è di straordinario, dunque, nel fatto che i Marut, benché nati dal grembo di Diti, diventassero uguali agli esseri celesti per la misericordia del Signore? Cosa c'è di straordinario? Normale. Verso 68. Grazie all'adorazione offerta a Dio, la persona suprema, Diti era completamente purificata. Quando si alzò dal letto, vide Indra con i suoi 49 figli, che brillavano come il fuoco e avevano una relazione di amicizia con Indra, e ciò rese Diti molto soddisfatta. In seguito Diti disse: "Indra, caro figlio, ho osservato questo difficile voto allo scopo di ottenere un figlio capace di uccidere voi, i 12 Aditya." Verso 70. "Ho pregato per ottenere un unico figlio, ma eccone qui 49. Come è potuto succedere? Se tu lo sai, caro figlio Indra, dimmi la verità, ti prego, non cercare di mentirmi."
verso il numero 71, e qui ci fermiamo. Indara rispose: Cara madre, poiché ero grossolanamente accecato dai miei interessi personali, ho perduto di vista la religione. Quando ho capito che ti consacravi alla vita spirituale, osservando un grande vuoto, volli trovare in te un errore. Non appena trovai questo errore, entrai nel tuo utero e divisi in pezzi l'embrione. Spiegazione, dice la Prabhupada. Quando diti la zia di Indra, succede qua. Ok. Quando Diti, la zia di Indra, ebbe spiegato senza riserve a suo nipote quello che lei voleva fare, Indra le rivelò le sue intenzioni. Entrambi, invece di essere nemici, si dissero amichevolmente la verità. Questa è la conseguenza positiva del contatto con Vishnu. Come affermato nello Srimad Bhagavatam, questo è uno di quei versi capitali, 5, 18, 12, Yasyasti Bhaktir Bhagavati Akinchana Sarvaire Gunai Stattra Samasate Sura. Se si sviluppa un'attitudine devozionale e ci si purifica con l'adorazione del Signore Supremo, tutte le buone qualità si manifesteranno certamente nel corpo. Grazie all'adorazione di Vishnu, Diti e Indra si purificarono entrambi. Vediamo 5, 18, 12. Eh sì, questo è il famoso verso Harava Bhaktasya Kuto Madguna. Mano Ratena Sati Davato Bai. Questo è un verso interessantissimo. 5, 18, 12. Vediamo, eh. Allora, questo verso del quinto canto, 18° capitolo, quindi il 12, dice: Tutti gli esseri celesti e le loro elevate qualità, come la religione, la conoscenza, la rinuncia, quindi tutti gli esseri celesti con le loro elevate qualità si manifestano nel corpo di chi ha sviluppato una devozione pura per Dio, la persona suprema, Vasudeva. Quindi chi è devoto, puro devoto della persona suprema, manifesta tutte le buone qualità tipiche degli esseri celesti. Okay. Come la religione, la conoscenza, la rinuncia, si manifestano naturalmente. D'altro canto, una persona priva del servizio devozionale e impegnata quindi in attività materiali non ha buone qualità. Questo è un verso di quelli un po' controversi, no? Se preso, estrapolato dal contesto. Sembrerebbe allora quindi dire che allora chi è non devoto non ha buone qualità. Di questo che parleremo. Anche se abile nella pratica dello yoga mistico o nell'onesto sforzo di mantenere la sua famiglia e i suoi parenti, deve essere necessariamente guidato dalle proprie speculazioni mentali e evidentemente è impegnato al servizio dell'energia esterna, Davato Bai, del Signore. Come possono esserci quindi buone qualità in un individuo simile? Quinto canto, eh? Quindi è vero, come sembrerebbe, che poi ci pensi tu che hai manualità, sembrerebbe quindi che chi non è devoto non possegga buone qualità, no? Giusto? Sembrerebbe questo, no? Solo i devoti hanno buone qualità, tutti gli altri sono il loro cuore è spopolato di qualunque buona qualità. Quindi i non devoti non hanno buone qualità? E invece i devoti manifestano automaticamente tutte le buone qualità? È questo che sta dicendo il Bhagavatam? Allora, ovviamente dobbiamo guardare il contesto generale, no, del verso. Dobbiamo guardarlo, non dobbiamo estrapolare, il solito discorso, no, dell'estrapolazione e dell'assolutizzazione di un concetto che poi va a nutrire quelle che sono le nostre debolezze, le nostre riserve, le nostre invidie, i nostri anartha, praticamente. Allora, il contesto di questo verso verte attorno alla tempo, è importante questo, ce lo dobbiamo ricordare così ogni volta che lo troveremo, perché Prabhupada lo cita spesso, no? Ogni volta che lo troveremo non avremo dubbi. Che cosa vuole dire questo verso? È così draconianamente esclusivista, esclude tutti, soltanto i devoti hanno buone qualità, gli altri,
vuoti, persone vuote, eh? Come foderi, foderi senza contenuto, senza alcune, anzi, tutte pessime qualità. Allora, così capiamo. Dunque, il contesto di quel flusso di versi è un discorso, no? Che si sta affrontando lì. Verte attorno alla temporaneità di tutto ciò che è materiale e all'eternità di tutto ciò che è spirituale. C'è proprio un'intera sequenza di versi, c'è un flusso che non può essere trascurato, no? Ok, non può assolutamente. Allora, cosa sta affermando il Bhagavatam in quel flusso di versi, in quel discorso? Che la strada del jnana non è jnana, non la coltivazione della conoscenza. Nella conoscenza, la strada del jnana non è in definitiva molto utile a tutti i fini pratici, ovvero in visione dell'obiettivo supremo. Non è così utile. Ah, Brahma stesso dice: Vede su Durlabham. Lo studio dei Veda non può conferire la perfezione dell'esistenza. No, come è possibile? È perché cosa che fa la differenza nel conseguimento dello scopo ultimo dell'esistenza, ovvero il risveglio del puro amore per Krishna? Atma Bhakto, vede su Durlabham, ciò che è impossibile raggiungere con un approccio accademico, nozionistico, accademico, teso, beh, Srila Rupa Goswami, Jnana Karmadi Anavritam, Anukulyena Krishna Nushilanam Bhakti Ruttama, l'Uttama Bhakti, la Suprema Bhakti, la vera Bhakti, il puro servizio devozionale, non è scevra. L'atteggiamento Bhakta, del Bhakta, quindi della Bhakti, è scevro di desiderio di ottenere risultati materiali grossolani. Forse anche quello di andare in paradiso, eccetera, o ottenere qualcosa in cambio, grossolano, no? Ma è scevro anche dal desiderio di jnana, di ottenere la perfetta conoscenza. Sì, perché io adesso affondo la mia intelligenza in queste scritture, nella sapienza dei Veda, delle scritture antiche, e diventerò un jnani, diventerò così colto, così erudito, sapiente, no? No, no, la Bhakti non è tinta da questi desideri, che sono tutti desideri materiali, riferiti, concentrati, eccetera, no? Allora, quindi il percorso del Jnana, no, non è in definitiva molto utile, in questo senso, nell'ottica del vero obiettivo. Idem per lo yoga mistico e idem comparate per quanto riguarda il percorso del karma, men che meno. Neanche meno il discorso del karma, teso ad ottenere benefici materiali grossolani, no? Ok, allora, sancisce quel flusso di shloka, sancisce il percorso della bhakti invece conferisce un guadagno eterno. È attorno a questo che sta avvertendo quel flusso di versi, la temporaneità di ciò che è materiale e l'eternità di ciò che è spirituale. Quindi in quel contesto il Bhagavatam sta parlando di che cosa? Alla luce di questo concetto sta parlando di quelle che sono veramente le buone qualità. Cosa si intende per buone qualità? Quando dici che non hanno qualità, Cosa significa si che qualità spirituale oh, sono cosa si buone. intende? Che quello è il Se punto. Cosa poi si dici che non hanno intende? le Non è qualità. che non hanno buone qualità, è vero. Cioè non è che ce l'hanno. Allora, sì, è vero, il jnana uno potrebbe dire, ma il jnana è offerto come percorso nelle scritture, se ne parla, no? Da dove traggo io, tu, da dove traiamo l'informazione del jnana? Dalle scritture, perché le scritture ne parlano. E parlano anche del percorso dello yoga, c'è cioè tutto un capitolo, il sesto della Bhagavad Gita addirittura, dedicato all'Ashtanga Yoga, sappiamo perché però, no? Anche lì non va estrapolato. Ah, anche la Bhagavad Gita parla dell'Ashtanga Yoga, così Si può fare affermano, no? E si può fare, così affermano coloro i quali hanno tendenze yogiche, no? Però la Bhagavad Gita, sesto capitolo, parla lo yoga, quindi va bene. Non si ricordano che alla fine Krishna dice: Io adesso ti ho parlato di tutto questo, ho parlato di karma, ho parlato di karma yoga, ti ho parlato del buddhi yoga, ti ho parlato dell'ashtanga yoga. Ora, tutti questi dharma li devi lasciare
non li devi considerare, devi soltanto abbandonarti a me, perché ti ho spiegato i puri devoti che cosa nel decimo canto, ti ho spiegato i puri, che è lì che si ferma la Bhagavad Gita, lo sappiamo, no? La Bhagavad Gita si conclude in realtà con il decimo canto, che è la risposta alla seconda, alla domanda 227, no? Qual è il mio Dharma? E nel decimo canto conclude la risposta, si conclude la Bhagavad Gita. Poi quello che c'è dopo è la classica sessione domande e risposte che c'è solitamente durante una conferenza, no? Uno finisce, là, ci sono domande, commenti, domande, e Arjuna fa ulteriori domande, ulteriori osservazioni, che ovviamente perfettamente in tema, no? Allora, gli risponde, al decimo canto, capitolo, gli risponde, i miei puri devoti, lo scopo della vita è diventare il mio devoto. Tesham satatam yuktanam, bhajatam priti purvakam. I miei devoti, katayantas chamam nityam. Bodhayanta parasparam, tushanti charamanti cha, parlo sano. Katayantas chamam nityam, katha, discorsi su di me per sempre, sempre, sono sempre impegnati in discorsi su di me, a parlare di me, no? A parlare di me, tra di loro si illuminano a vicenda, ah sì, è vero questo aspetto, bello, ah, ma guarda, non ci avevo pensato, grazie. Bodhayanta parasparam, no? Allora. Quindi, uno potrebbe dire, dicevo, ma Ghiana ne parla, ho capito che ne parla, parla anche dell'Ashtanga Yoga, parla del Karma Yoga, sono tutti percorsi riportati nelle scritture e hanno il loro valore, portano ad una certa elevazione, ovviamente, ma dal punto di vista dell'obiettivo finale non possono soddisfare la richiesta o l'istanza più profonda dell'anima, yayatma suprasidati. Yayatma, l'anima, riceverebbe, riceve da questi percorsi una felicità in definitiva altamente infelice, quindi una felicità non felicità, tale solo di nome, un simulacro della vera soddisfazione, no? Soltanto Savai Punsan Parodar Moya Tu Bhakti Radoksha Che Ai Tu Kya Pratyata Yayatma Suprasiddhati. Sì, di quella perfetta soddisfazione l'anima Yayatma Suprasiddhati, la super soddisfazione, l'atma la ottiene quando si impegna nel Param Dharma, nel supremo Dharma, non nei Dharma inferiori, che possono, se vogliamo, essere propedeutici, nel senso di funzionali, strumentali, ma non necessari, perché la bhakti è assolutamente indipendente. Indipendente. Non dipende da niente. La bhakti non dipende da niente. Ok, allora, quindi non sarebbe insoddisfatta l'anima se perseguisse soltanto quei percorsi, battesse o percorresse solo quei percorsi lì. Allora, il senso di quel verso del Bhagavatam, quindi, che culmina questo verso, a volte così, come l'abbiamo definito? Controverso. Così controverso. Solo i devoti hanno buone qualità, quindi i non devoti non ne hanno. Ma certo che lo vediamo che le persone, in genere tutti noi conosciamo persone che non praticano minimamente, il cui unico principio è quello di infrangerli tutti i principi regolari. Io ho degli amici che mangiano carne, fumano, giusto? Però non sono delinquenti. Ordinariamente, inteso la criminalità, non sono criminali che vanno a paravine a mano armate o stupratori o. Posso, forse qualcuno di loro tradirà la mamma, ma vabbè, dico, ho capito, sono cose, però la famiglia è sacra, però comunque, cioè. Non sanno il significato di severità, Sì, no, della zero, zero concetto di comprensione appunto, della vera vera sacralità, severità. no? Della vera sacralità. Comunque, noi abbiamo tutti, e tutti, anche io conosco le persone. Sono amico, nel senso che non ci sono flussi di coscienza aperti, canali emotivi aperti tra di noi, però prima sì, e comunque li conosco ancora, lo so, non sono, hanno delle buone qualità, no? Qual è il problema? È che non hanno devozione a Krishna. Il punto è che non hanno devozione a Krishna. Che cosa significa questo? Che non potranno raggiungere la felicità duratura. La libertà che solo Mukunda può
può dare, può offrire. Non la raggiungeranno perché non gliela chiedono. Quelle qualità li adorano Eh sì, in maniera per egoistica. loro, sono degli egoisti. Sappiamo che ci sono tre guna, no? Mica ce ne sono soltanto due, Rajo guna, quindi ottenere risultati, machiavellicamente ottenere i propri risultati, non importa il mezzo, l'importante è il fine, no? La passione. Non c'è soltanto, e poi il tamo guna, quindi l'ignoranza, l'inconsapevolezza, no, c'è anche la sattva guna, giusto? C'è il sattva guna, e come no? Allora, anche il sattva guna. Certo, sono mischiati, no? C'è una commistione sempre di questi guna. A volte prevale uno, a volte prevale l'altro, ma anche quando prevale uno, gli altri sono sempre presenti Sì. a corrompere, a contaminare quindi gli effetti anche dell'eventuale sattva guna. Non so, uno che fa beneficenza, che dà da mangiare ai poveri ed è virtù, però magari gli dà la carne, quella è ignoranza. Quindi non stanno sempre insieme. E cosa significa questo? Cosa comporta? Una felicità altamente infelice, non duratura, cioè non ottengono la liberazione, quella definitiva dall'esistenza materiale, si rimane lì. Quale guna coltivi e otterrai una nascita inerente o insomma, attinente a quel tipo di guna, no? Guna, karma, è una combinazione di guna, karma, è un ginepraio questo mondo materiale, ci rimani dentro, non raggiungeranno quindi la perfezione della vita, quella è la qualità. Quando si dice non hanno buone qualità, si riferisce a quello, ovvero non hanno la qualità devozionale, le qualità devozionali grazie alle quali potranno ottenere il fine supremo, il traguardo supremo. Quindi da quel punto di vista va letto questo verso, dall'ottica del traguardo supremo che ha tanto Brahma Jigyasa, il primo aforisma vedico, ci suggerisce che la forma umana è destinata esclusivamente a quello. E in quanto anime, le Upanishad lo dicono chiaramente, Jivera Svarupaya, Krishna Nityanaso, sei un'anima, un'eterna servitrice di Krishna. Adesso non stai più servendo Krishna, ricomincia a farlo. Segui le orme di un'anima, Satovritte, segui le vritti, le inclinazioni di uno che di un'anima già liberata, seguine le orme, gli insegnamenti, servilo, Sevaya, rivolgigli domande e modella la tua vita sulle risposte che otterrai e raggiungerai la stessa perfezione che ha raggiunto o che non ha mai abbandonato quell'anima liberata lì, no? Puro devoto, l'acharya. Il nostro Shila Prabhupada è venuto per fare questo, per tracciare un sentiero per tutti gli esseri umani e per tutte le generazioni di umani a venire. Stai aprendo? Jai Shri. Ah, ok, scusa. Ah, e su questa, sulla base, su questa, alla luce di questo punto, si sta svolgendo quel flusso di versi del capitolo 18, no? Capitolo, abbiamo detto? Capitolo? Sì, anche 18 del canto quinto. Adesso siamo al capitolo 18, vabbè, capitolo, canto sesto. E culmina con questo verso che si è estrapolato, certo che rimane controverso, rimane ingiusto, lascia un po', no? Titubanti, ma come? Solo i devoti, Arava Bhakta Sekuto Mahatguna, Manoratena Sati, Davato Bhakta, certo, i non devoti non hanno buone qualità, ho capito, ma in che senso? Il senso a parte che è chiaro il verso, anche soltanto estrapolando il verso, se uno lo legge, poi legge la spiegazione, capisce, però è pure vero che Maya, si insinua tra le pieghe della nostra intelligenza ancora stolida da un punto di vista spirituale, quindi fa leva su queste debolezze, su queste ignoranze o stolidità e ci fa concludere che il Bhagavatam ne va appeso al chiodo, come si dice, no? Ma lascia stare, questi sono un'altra religione che accetta soltanto i suoi devoti e tutti gli altri sono Hare Krishna, Shishnita Sachinandana Kijai e tutti gli altri sono niente, nulla. No? Matru si copia. Pazienza l'altro giorno, dietro le telecamere, cioè davanti alle telecamere con tutti pazienza. C'era un esorcista che diceva, a proposito, già io che? Sta morendo quella pianta. C'era un esorcista,
in quella trasmissione a cui ha partecipato Tulsi Gobbi, che diceva che io ho parlato con l'anima di Michael Jackson, di Nostradamus, di Hitler, di Stalin, e qualcuno ha avuto anche l'ardire simpatico di dire: ma che cantava Michael Jackson? Ma che cantava? È un dannato, urlava dal dolore. Che ignoranza, no? Che ignoranza. Poi un giorno, se volete, possiamo fare uno studio sulle possessioni, sull'NDE, che è un po' l'argomento. NDE sarebbe Near Death Experience, cioè delle esperienze vicine alla morte, letteralmente, esperienze di premorte, tipo quella che ha avuto a Jamil, appunto, non se ne parla, già da milioni di anni se ne parla nel Bhagavatam. Comunque, che pazienza, no? Allora, non è una questione che non hanno buone qualità, è che non hanno Mahatguna, non hanno la suprema qualità, no? Ovvero, Prabhupada da quell'esempio, no? Qualunque buona qualità si possa avere, se non viene messa al servizio della fonte di ogni buona qualità, ovvero il buono supremo, l'eccellente supremo, se non vengono le nostre eccellenze messe al servizio dell'eccellente supremo in quanto causa e fonte e sorgente di anche delle nostre anche buone qualità, e tutte quelle nostre buone qualità sono paragonabili a tanti zeri. Tu puoi avere uno zero, puoi avere 10 zeri, puoi avere 100 zeri. Diciamo che hai 3 zeri. 3 zeri quanto valgono? Zero. E uno che ne ha 6 zeri? Zero. Ma se tu, uno che ha uno zero? Zero. Ma se tu davanti a quello lì che ha uno zero ci metti un uno, diventa 10, no? Lui ha un solo zero, ma ci mette davanti un uno e diventa 10, e ha più di quello che ha 100 zeri, perché 100 zeri sempre zero è. Quell'uno è Krishna. Quindi bisogna mettere davanti a tutto Krishna, dice Srila Prabhupada, no? Quindi sulla base, e allora avrai 10, 100, 1000, 10.000, dice Prabhupada in quella lezione. Non avrai più zero, però tutto deve essere connesso a Krishna. A proposito delle buone qualità, allora, anche la Bhagavad Gita, per esempio, nel capitolo 18, parla delle qualità del Brahmana, no? Capitolo 18, verso 42, parla delle qualità del Brahmana, che offre in carità, e questo e quello, Gyanam, Vigyanam, Astikyam, va benissimo, ha conoscenza realizzata, e tutto. Menziona la Bhakti? No, se uno va a vedere non c'è la Bhakti. Oppure nel sedicesimo capitolo, sì, quando elenca nei primi versi le caratteristiche elenca la Bhakti? Non mi risulta, no? Assolutamente. Parla delle qualità divine, ma ancora una volta non elenca la Bhakti. E ci sono anche esempi di Brahmana, non so, che hanno buonissime qualità, ma non hanno la Bhakti. Nel Bhagavatam se ne parla, ma non hanno Bhakti. Durvasa Muni, ne parlavamo ieri. Brahmana, eppure, non è più elevato di che ho detto, Durvasa Muni, no? Non è, di Ambarisha Maharaja, non è più elevato di Ambarisha Maharaja, che è un Grihastha Kshatriya. Quindi, da un punto di vista sociale, ieri dicevamo che la Bhakti sovverte, no? Sovverte le convenzioni, va bene. Tutto questo è presente nel Bhagavatam. Quindi è possibile che ci siano persone che hanno qualità intellettuali, per esempio, no? Cognitive molto, molto elevate, intellettuali, o persone disciplinate, può essere? Certo, non devote, dico, non devote. Umili? Certo, ci sono tanto, che possono tranquillamente non essere devote, queste persone. Quindi non possiamo usare questo verso per affermare che chiunque non sia devoto non ha buone qualità. Non è quello il punto del Bhagavatam. Sono presenti le buone qualità e dobbiamo, come si dice, dare a Cesare quel che è di Cesare. Ma poi il detto dice anche dare a Dio ciò che è di Dio.
Quindi è giusto riconoscere che quella persona è umile, quella persona è intelligente, quella persona è distaccata, quella persona è così, quella buone qualità, no? Rinuncia, quella persona è rinunciata per dire, no? Ci possono essere quelle qualità e noi le apprezzeremo. Non diremo, oh no, tanto è un non devoto, non serve a niente, quella persona è inutile, è una persona inutile, è un non devoto, quindi neanche degna, la guardiamo dall'alto in basso, no? Dalla testa ai piedi, Logico. così, il solito discorso, no? Così. Non va bene questo, assolutamente. Vanno apprezzate quelle persone, perché apprezzando quell'anima stiamo apprezzando Krishna. Guarda Krishna, chissà Krishna allora che qualità straordinarie deve avere, no? Vediamo come questa persona può essere aiutata ad apprezzare Krishna, la fonte delle qualità che lui in questo momento, che questa persona sta esprimendo. E anche il Bhagavatam parla di persone che hanno buone qualità, ma che non sono devote. Per esempio, c'è Emanuele che sta leggendo il quarto canto in cui c'è Vena, il re Vena. Era un mostro. Eppure, cioè non era devoto, no? Era proprio un mostro il re Vena. Tanto che i Brahmana di corte dovettero farlo fuori, perché con dei mantra gli lanciarono una maledizione e lo uccisero, perché era un mostro, un mostro. Eppure il Bhagavatam spiega che era caritatevole. Ravana era caritatevole, faceva la carità. Ravana. Il Rakshasa dalle 10 teste, quante erano? Faceva la carità, rispettava i codici vedici, però era uno stupratore, era un assassino, mangiava carne umana, perché era un Rakshasa, un cannibale, no? Antropofago. Eppure diceva, sì, però ha delle buone qualità, persino Ravana, persino il re Vena, il quarto canto del Bhagavatam. Quindi, però non è devoto. È per questo che, per esempio, Vena, caritatevole, sì, però non è devoto. Per questo che non ottiene le glorie di Yudhishthira, re di Yudhishthira, che è anche un altro re, anche lui caritatevole, ma puro devoto. Non è glorificato nelle scritture, re Vena, come il re Yudhishthira, per il fatto di essere caritatevole. Il re Yudhishthira è glorificato perché è un puro devoto. Ma il Bhagavatam, comunque, Hare Krishna Bhakti in Simona, riconosce che Vena era, in quel caso lì, caritatevole, aveva questa buona qualità. E ammette, riconosce che le persone in generale possono avere delle buone qualità. Ma qual è il fulcro, lo scopo di questo verso? È che tali qualità non hanno un valore. Nell'ottica, non hanno vero valore nell'ottica dello scopo finale dell'esistenza. Da sole non ti portano da nessuna Anche se parte. sono qualità divine, però non ci Esatto, anche se sono qualità divine, non ti portano da nessuna parte se non le connetti con l'essere divino, col divino supremo. Te le tieni tutte per te, da divine diventano automaticamente demoniache, no? Giusto? È così che funziona. Al contrario, e concludo, che sono le 9 passate, al contrario, per quanto riguarda i devoti, parliamo di sadaka, non dei puri devoti, sadaka, persone che ci stanno provando, no? Si stanno impegnando. Potremmo vedere, per esempio, nel carattere di alcuni praticanti, dell'orgoglio, dell'invidia, della collera, mancanza di umiltà, desiderio di emergere, potremmo sono vederlo. tutte qualità Che sono demoniache. tutte qualità demoniache. L'arroganza, la collera, qualità demoniache. Potremmo riscontrarle nel carattere, nel temperamento dei devoti, dei praticanti, no? Dei sadaka, eccetera, no? Cosa dobbiamo capire, però, che la bhakti è un processo curativo. La bhakti è un processo curativo che può liberarci, Abhadrani Vidunoti, che può liberarci da ogni anarta. Anche una persona non devota, ma che presenta delle buone qualità, avrà anche però delle brutte qualità, giusto? E così anche un devoto può manifestare delle brutte qualità, però avrà anche delle buone qualità.
Quindi sono entrambi malati perché hanno delle buone, delle cattive qualità, il devoto e il non devoto. Il devoto intendiamo non puro devoto, ovviamente. Per devoto dobbiamo leggere il devoto, il Praticante, praticante, praticante. l'apprendista che sta, che vuole. Qual è la differenza tra i due malati? È che uno non si sta ricoverando, non si sta facendo curare, e l'altro si sta facendo curare, sta accettando un metodo di purificazione, no? Di affrancamento da tutte queste cattive qualità. E non significa che nel momento in cui inizia il Bhakta è già libero da ogni cattiva qualità, da ogni anartha, che tutti gli anartha vanno via soltanto perché lui adesso canta Hare Krishna. No, stiamo praticando la Bhakti, certo, alla fine, la fine che poi dipende da noi, giusto? Quando arriverà la fine di questo processo di purificazione dipende da quanto ostacoliamo, da quanto ci abbandoniamo, giusto? Yeyetam man prapadyate tam statayo bhajamyaham. Krishna dice: io non mi impongo, io sono a tua disposizione. Nella misura in cui ti abbandoni a me, io posso, no? Dal dentista, il dentista dice, pure lui ti potrebbe dire: yeyetam man prapadyate tam statayo bhajamyaham. Il dentista dice: nella misura in cui tieni, stai fermo. Tieni la bocca aperta quando ti dico di aprirla, di chiuderla quando ti dico di chiuderla, e di togliere la lingua e di non ostacolare la mia operazione di trapano e spicillo, mentre se la lingua la butti dall'altra parte e collabori con me, nella misura in cui lo fai, tu esci prima fuori da qui. Nella misura in cui chiudi quando non dovresti chiudere, ti allontani, recalciti, eccetera, io che posso fare? Non è che posso. Giusto, non è che posso Concorrenza, sfregiarti, ovviamente. appunto, legarti, sfregiarti, che trapano per forza e sbaglio dente che tu ti muovi. Ti rispetto, ti rispetto. Se tu sei qui, sei venuto volontariamente e volontariamente devi continuare a rimanerci nel giusto modo, no? Ma il punto è che se uno lo fa comunque alla fine, cos'è che dice Shila Prabhupada in questo bellissimo sutra? Spiegazione di Śrīla Prabhupāda al terzo verso della Upadeshamrita. In qualunque modo si venga in contatto con la coscienza di Krishna è così perfetta, così potente, che in qualunque modo si venga in contatto si sarà forzati a raggiungere la perfezione. Si sarà comunque forzati. Quindi è più di un dentista, è più di un medico. Infatti Prabhupāda a quello psichiatra gli dice: quindi siamo amici migliori di te. Sì, perché le persone vengono da te, se poi se ne vanno, problema loro. Noi invece le inseguiamo, vieni, vieni, no? Siamo noi ad andare da loro, quindi siamo amici migliori di Poi tu te. ti prendi carino, Poi tu ti fai pagare, noi no, diceva, no? no? Vero, Bhakta Luigi diceva così, no? Tu ti fai pagare e noi Eh no. sì, diceva che noi siamo migliori perché Siamo migliori. le persone vanno da lui, ma noi invece andiamo noi in cerca Noi di. Dunque andiamo. siamo migliori amici rispetto a te. Rispetto a te. Sì. Quindi, comunque, allora, però non è che, tornando al punto, immediatamente il devoto, Hare Krishna, oh, è un puro, un santo, è un asceta e ascende alle alte vette della spiritualità. No, non è che in quel momento tutte le buone qualità si manifestino. Il Bhakti Rasamrita Sindhu dà un esempio, il mango. Che noi spesso traduciamo in un linguaggio ricalco culturale più adatto, usiamo la mela, no? Perché il mango, qui piove del mango su un albero. Hai mai visto un albero di mango? No, però è quel punto, rimanendo sul punto, una mela, no? Vabbè, Bhakti Rasamrita Sindhu fa l'esempio del mango, no? Allora, un mango crudo e un mango maturo. Tu come lo chiami il mango acerbo? Mango! Non è che gli cambi nome, sempre mango è. Cioè il mango acerbo possiede in sé le potenzialità per diventare maturo. Cosa deve fare? Lo devi lasciare attaccato all'albero, devi nutrire l'albero, devi fare quello, e a tempo debito diventerà maturo. Ma sempre mango è. Non è che quello acerbo lo chiami mango per niente. Cioè è sempre mango. Lo so, l'influenza di Matteo che è qui presente, allora mi trasmette le battutacce. È colpa sua. Allora, sempre mango è. La maturità è una potenzialità di quel frutto. Ma non posso negare che sia un mango.
È un mango acerbo, non è un mango maturo. Sono sicuramente due fasi differenti, ma della stessa entità. Dagli tempo, no? Quindi è certo che è possibile che in realtà a volte i devoti abbiano, manifestino, diciamo così, Una quali, cerbatezza, una, dici? sì, una acerba, una acerbità, una cerbatezza, una qualcosa, un essere acerbo, ovvero qualità meno desiderabili di altre, tanto che uno potrebbe dire a certo punto, ovviamente sempre in maniera ignorante, dire, ma sono meglio i non devoti, almeno, capito, potrebbero... No, 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 non è, sono meglio e peggio, è che bisogna capire sempre, guardare il tutto, il contesto, nell'ottica dello scopo finale della vita. Quello sarà devoto un po' imbranato, sarà quello che vuoi, qualità poco desiderabili, non possiamo negarlo sicuramente, però si sta curando, se si sta curando. No, perché se non si sta curando, quello è un altro problema. Però io, è un problema mio? Se uno non si sta curando, è un problema mio? No, sarà un problema suo. È una questione tra lui e Krishna, giusto? Io che ci posso, cioè, nel senso, se posso far qualcosa, volentieri, siamo amici, siamo qui, mettiamo tutti in questo ospedale, grande ospedale, se ci si può dare una mano, volentieri. Però, tipo, il punto è che non è che posso dire che né che i non devoti siano tutti carne morta, no, come diceva, carne morta, ti ricordi? Non è che i non devoti sono tutti carne morta e invece i devoti sono, no, ma anche fra i devoti, tanto è vero che Śrīla Prabhupāda nella quinto verso, nella spiegazione del quinto verso dell'Upadeshamrita dice attenzione, bisogna discriminare con attenzione anche tra i devoti, no? Bisogna discriminare con intelligenza con quali devoti associarmi, con quali devoti scambiare quelle sei manifestazioni d'affetto, Sadbhidabhriti Lakshanam, esposto nel quarto verso della stessa opera. No? Noi non possiamo negarlo che ci siano caratteristiche non desiderabili anche nei non devoti, però contemporaneamente non dobbiamo essere ossessionati da questa loro eventuale immaturità e trascurare il fatto che siano devoti, che si stanno in qualche maniera impegnando, no? Poi un uomo è definito dalle sue azioni, non dalle parole. Cioè, se si sta impegnando, oh, cosa sta Per facendo? Ciro Parco di Esatto, cosa sta Nanda. facendo per Śrīla Prabhupāda? Si sta impegnando, bravo, sull'altare si occupa della divinità, bravo, sì, però ha un caratteraccio, e non ci pensa. Allora, ha un caratteraccio, non ti ci associare. Perché devi buttarlo dalla finestra, condannarlo, demonizzare? È tipico dell'anima condizionata. L'anima condizionata prima ti deizza, ti divinizza, e poi ti mette in croce, non ha via di mezzo. Ah, sei il mio maestro, ah, un mese dopo ti denuncia, per dire, no? Un mese dopo peste e corna su di te, e dai, un attimo di equilibrio. Comunque, l'anima condizionata fa così. Allora, non dobbiamo, guarda, quello è un demone, no, non ci sono demoni. Se uno, oppure, ah, lui sì, è puro, lui è un puro devoto, eh sì, ha il cuore, dai. Ma come? C'è un attimo di equilibrio, no, eh? C'è un po' di equilibrio, no, eh? È una cosa rara in questo mondo materiale. Ah, comunque, il punto è che non dobbiamo trascurare, è vero che anche i devoti praticanti possono manifestare delle qualità non proprio eccellenti, non dobbiamo esserne ossessionati a vedere solo quello, guarda, fa questo, fa quello. Dobbiamo anche vedere che comunque, e soprattutto vedere che comunque si stanno impegnando. Poi lo sta facendo, è apparenza, è simulazione. Ma che mi importa a me? È un problema mio? Semplicemente non mi ci associo. Se ha delle caratteristiche o coltiva dei valori che non sono condivisi da me. Giusto? È una questione di sangha, noi dobbiamo individuare la sangha che ci nutre di più. Non è che, ma senza demonizzare. Stanno cantando Hare Krishna, dei devoti, vediamo dei devoti stanno cantando Hare Krishna, ma non hanno un comportamento adeguato? Si rispettano da lontano. C'è qualche problema in questo? No, no, si rispettano da lontano. Se è vero che non stanno seguendo un comportamento, osservando un comportamento adeguato, se è vero e se non è soltanto la mia proiezione
No, una mia proiezione, proietto sugli altri ciò che invece alberga nella mia coscienza, non proprio, per così dire, immacolata. Allora, cantano Hare Krishna, ma non hanno un comportamento adeguato, rispetto a distanza. Ma rispetto però, rispetto a distanza. Ovvio che se la qualità negativa di una persona, di un devoto, di un praticante, proprio evidente, proprio evidente, 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 possiamo semplicemente tenerci a distanza. Non c'è nessun problema in questo, assolutamente. Prabhupada, quinto verso, l'incipit, l'esordio di quella spiegazione del quinto verso dell'Upadeshamrita, vi invito a leggerla per capire che cosa stiamo dicendo veramente, no? Perché no, il punto è, non è che la Bhakti, e concludo, che la Bhakti lavi tutto immediatamente. In un attimo, no, certo che alla fine li rimuoverà tutti gli anartha, abbatrani, vidunoti, anartha, nivritti, certo, ovviamente li laverà via, ma in questo momento va considerato anche il momento storico, no? Come Bhakta dobbiamo riconoscere che questo è un processo curativo, cura con progressione, ceto dharpana marjanam. Bhava Mahadavagrinir Vapanam, Shreya Kairava Chandrika Vitaranam, col tempo emergerà il giglio bianco, il fiore di loto trascendentale, lo chiama Sri Chaitanya Mahaprabhu nel suo primo Shikshastaka, riemerge, ovvero con progressione la natura divina, sotto Shreya Kairava Chandrika Vitaranam, Vidya Vado Jivanam, alla luce benevola della luna. Della trascendenza, no? Dell'amore per Krishna, allora il fiore di loto bianco, la pura immacolata coscienza di Krishna riemerge, Vidya Vado Jivanam, la conoscenza teorica diventa ricordo, rimembranza, quindi ritorna in auge, arte maieutica, maestro spirituale, rappresentante di Krishna, tira fuori ciò che è già presente, ma richiede del tempo. Anandam Buddhivardhanam, certo che poi si manifesterà la felicità trascendentale, inarrestabile, questo oceano, questo tsunami che dà vita e non morte, che è lo tsunami del santo nome, che al contrario degli tsunami del mondo materiale, questo è uno tsunama, no? Hari tsunama, è il nome che spazza questa inondazione del santo nome di nettare, che spazza via ogni impurità. Certo, ho capito, ma ti ci devi applicare e l'applicazione richiede del tempo. Fosse anche un attimo, deve passare quell'attimo però. Ok, quindi richiede comunque del tempo e nella stragrande maggioranza dei casi non è un attimo. Perché? Perché sì, però opponiamo resistenza, no? Aspetta, ma io già sto facendo, ma non capisco, aspetta, no, no, tutto bene, sono devoto, però ho i miei tempi. Ho le mie caratteristiche, questo e quello. Comunque, il processo va, uno tsunami, non lo puoi aspettare. Tsunami, aspetta, ferma, no, no, lava tutto, no? Sta a noi prenderne coscienza. Intanto dobbiamo agire, per quanto ci concerne, dobbiamo agire in maniera cosciente di Krishna, in maniera produttiva. Produttiva significa che cogliamo da sadhu, da aspiranti sadhu al servizio di un vero sadhu, cogliamo ogni occasione di servizio, cerchiamo di riempire sempre di più ogni attimo del nostro tempo di attività cosciente di Krishna, attività sia sottili che attività esterne, esteriori, le riempiamo sempre più, diventando sempre più abili, no? Abilmente, sempre più abili a riempire ogni singolo attimo della nostra vita di coscienza di Krishna e gestiamo le qualità che abbiamo ricevuto da Krishna, le gestiamo al servizio di Krishna. Come cammina, chiede Arjuna, Per sviluppare anche agli altre. altri, per sviluppare le nostre, come cammina, dice Krishna, chiede Arjuna a Krishna, come cammina, ovvero come contatta il mondo di cose e persone, come entra in contatto il puro devoto, lo Sthita Pragya, argomento di ieri, prima parte della terza domanda di Arjuna, è così. Contatta così il mondo, vedendo il mondo di cose e persone che lo circonda le persone e le cose come altrettante occasioni di servizio devozionale. Le cose le userà al servizio di Krishna in accordo con le circostanze di tempo e di luogo e con le persone si relazionerà in uno spirito di servizio, dando la coscienza di Krishna che può dare e che possono ricevere le persone.
Quindi questo è un po' il punto. Ah, va bene, cioè, va capito, no? Anche nell'impegnare gli altri bisogna usare l'intelligenza. Una persona irritabile, che si arrabbia facilmente, si irrita facilmente, tu lo metteresti, non lo so, a capo come leader di un dipartimento, comandante del tempio, Sankirtan leader, uno irritabile che si arrabbia subito? No, ovviamente no, sarebbe un problema per se stesso e per gli altri, li brucia tutti, si brucia pure lui, giusto? Non è il suo servizio quello lì, sarà un grosso problema per tutti quanti, no? Non è che è soltanto perché è devoto e allora è perfetto in tutto e per tutto, dove lo metti e no, ma anche no, questo è il punto. Quindi questo si intende per buone qualità. Buone qualità, le vere buone qualità, la vera Mahatguna, la vera buona qualità è Bhakti. Poi con progressivo servizio di devozione, con disponibilità, con umiltà, con tolleranza, Trinadapi, su dice, quella è la buona qualità, impegnarsi al servizio, essere rispettoso nei confronti degli altri, non essere invidioso, non essere critico o critica, essere cooperativo, capire che pure tu hai i tuoi problemi e qua stiamo tutti insieme, dobbiamo mutua assistenza, non essere intollerante, non essere così insofferente. Fai il bravo devoto. Cosa c'è da fare? Hai talmente tanto da fare. Stai concentrato sui problemi degli altri. Quelle non sono buone qualità. L'unica buona qualità è essere devoti, devoti, che si porta poi al rimorchio tutto il resto. Quindi bravi devoti, cooperativi, umili, dolci, disponibili, quella è la buona qualità di cui si parla, che ci porterà alla perfezione dell'esistenza. C'era Bhaktivinoda diceva, a volte mi sembra che alcuni sensi, apparentemente contraddittori, delle scritture abbiano la funzione di rafforzare le convinzioni nefaste di chi si approccia e in maniera non onesta e autorizzata. Ecco, così che nascono molte differenti interpretazioni non autentiche. Eh sì, quello è anche quell'aspetto lì, sì. Si chiama bias di conferma, no? Quando uno già parte con un'idea particolare, di tutti gli stimoli che gli arrivano, automaticamente seleziona quello che gli conviene per Cicinita Sacinanda Nakijaya, quello che gli conviene, ovvero alla luce del nutrimento di ciò che lui già pensa, no? Sì, vero. Bene, penso che ci possiamo fermare. Michele, Emanuele, Loredana, Maria Pia, Premamrita, Baia. Vabbè, qualcuno vuole dire qualcosa? Penso che tutto chiaro, no? Ah, Laura è andata via. Ok. Ah, no, non è andata via. Mi devo scusare. No, Piero e Vittorio sono andati via. Mi devo scusare prima che avevo detto una parolaccia, non abbiamo sentito niente, perché è arrivata una chiamata spam, mentre ero concentrato ogni tanto si perde il controllo, vabbè, non abbiamo sentita, va bene, Hare Krishna devoti, grazie, ci vediamo allora oggi pomeriggio, questa sera, con il prosieguo dello studio Oggi è oggi è venerdì, il libro di Krishna. Il libro di Krishna. Il libro di Krishna, sì. Allora, Chi è? Chi è allora? Vabbè, qualcuno ha detto allora. Dai, devoti, ci vediamo più tardi, se non c'è nient'altro che volete dire, aggiungere. Chiudiamo. Tutto bene? Grazie a voi allora. Hare Krishna, dai, a più tardi. Hare Krishna. Shrila Prabhupada Kijai, Grantaraja Srimad Bhagavatam Kijai, Nitai Gaur Premanande, Adi Haribol. Hare Krishna.